Ti ricordi l'estate scorsa a Cape Cod? Sì. Ti ricordi una sera in sala da pranzo c'era un giovane ufficiale di Marine seduto al tavolo accanto al nostro, assieme a due ufficiali? No. Arriva un cameriere, gli diede un biglietto, lui lo lesse e andò via. Niente? No. Non ti ricordi niente? Ok. Io lui l'avevo già visto, la mattina, nella hotel dell'albergo. Credo fosse arrivato in quel momento, perché stava seguendo un ragazzo che gli portava le valigie verso l'ascensore. Lui mi ha guardata mentre passava, così di sfuggita, solo un'occhiata. Bene, io non riuscivo più a muovermi. Quel pomeriggio Elena doveva andare al cinema con le sue amichette. Tu ed io facciamo l'amore. Poi facciamo tanti progetti per il nostro futuro e parliamo molto a lungo di lei. Ma io non pensavo che a lui, continuamente. Non riuscivo a togliermelo dalla testa. Ero sicura che se lui mi avesse voluta, anche solo per una notte, sarei stata pronta a lasciare tutto, a mandare tutto all'aria. A sacrificare te, Elena, e il mio cazzo di avvenire. Tutto quanto. E la cosa strana è che in quel momento tu mi eri più caro che mai. Il mio amore per te era un amore tenero. Ma triste. Io non riuscii a dormire quella notte e la mattina mi svegliai in preda al panico. Non sapevo se avessi preferito che lui se ne fosse andato via oppure se avessi preferito che lui fosse ancora lì. Poi solo a cena capii che era partito. Cazzo, solo allora sentii che ero sollevata.